a questa importante manifestazione pugilistica, non poteva mancare un professionista del pugilato, il signor Cannas, Mario, che vi dirà le sue performance, vi farà conoscere, vi dirà quali sono i suoi programmi. È importante, noi ribadiamo sempre, la pugilato è un ottimo sport che educa sia la mente che il fisico. Ed ecco, quali sono le sue prossime tappe? Allora, adesso sicuramente devo fare sono stato fermo per rifare tutte le visite mediche. Sto aspettando proprio fuori delle visite mediche, ogni pugile ogni volta ogni sei mesi deve fare tutte le visite mediche, anche questo diciamo è un piccolo... eccessivo. No, eccessivo no, è giusto alla sua prudenza, è giusto. E adesso tra un po' dovrei fare, dopo agosto, settembre, ottobre, spero di fare un match, ancora perché ancora non ho il foglio dell'abilitazione. Sì, quindi giustamente in quell'ottica preventiva è sempre meglio fare delle visite, sì, sì. Oggettivamente. E ci racconti qualcosa, questa è una bella manifestazione, proprio Abruzzo e Umbria si sfidano al meglio dei sei combattimenti, è uno spettacolo, siamo una bella cornice. È storico questi incontri, perché li fanno da quando io ho iniziato a far pugilato, saranno 10 anni minimo, quello che conosco io. Umbria e Abruzzo sono sempre scontrati, cioè proprio anche quelli, io conosco tutti i maestri dell'Abruzzo, ormai anche i pugili, quelli sempre nuovi, hanno una grande squadra quella dell'Abruzzo. Questi incontri che stanno facendo qua soprattutto sono di due palestre, e li conosco di tutte e due, perché ormai in Umbria vanno in giro tutte le palestre che ci sono. E c'era anche la rappresentazione di qualche persona che mi sono allenato anch'io, però ho avuto la sfortuna di non esserci l'avversario. Ho fatto 8 incontri da professionista, li ho disputati in 3 anni la carriera. È un ottimo... Sì. Adesso si sta preparando affinché presto potrà combattere ed emergere. Siamo molto contenti che sta in Umbria e quindi si può allenare anche. Sì, sì. È una grande, l'Umbria è una per mio delle squadre migliori che ci sia, anche se non ha diciamo, la quantità di pugili che possono avere altre regioni, però ha una qualità di maestri veramente eccezionale. Ecco, una tradizione, è una tradizione che continua, perché da sempre l'Umbria, lo dicono, ha sempre vantato questi primati di avere ottimi pugili, ma anche una tradizione di maestri che hanno sempre glorificato, io dico l'Italia, nobilitato l'Italia, ricordiamo Rosi e tanti altri pugili. In Umbria sì, ci sono stati parecchi. I maestri soprattutto hanno dato una spinta emotiva a tutti gli allievi che ci sono stati qua. La differenza con un'altra regione come nel Lazio, giustamente, è la scelta degli atleti. Noi qua abbiamo una scelta minore, siamo in totale siamo 1 milione in Umbria. Certo, certo. A Roma sono 4 milioni, voglio scegliere gli atleti e anche gli allenamenti fra varie palestre è molto più facile. Invece qua da noi ringraziamo l'Abruzzo, soprattutto che l'Abruzzo è sempre che si sposta sempre a venire qua a fare gli incontri. È una grande squadra, per questo io ribadisco sempre che una squadra come l'Abruzzo non penso che non ci sarà mai. Dato il giusto tributo all'avversario, diciamo anche che l'Umbria vanta anche Falcinelli sia come maestro e come presidente. Questo la dice lunga sulla qualità e sulla capacità degli umbri ad emergere in questo sport. Va bene, grazie e per adesso è tutto.